Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati alla dignità di produrre accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti sperimentino la gioia dello stare insieme e la bellezza dell'amicizia e della fraternità. Del Cristo nostro Signore, amen, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo non si può scioglierli. Aspetta, vengo di là, vai, vai di là. Lo tiriamo verso dietro. Siamo pronti? Se non lo strappiamo, la certifica per un po'. Ecco. Io voglio ringraziare innanzitutto chi non c'è fisicamente ma è presente in via a distanza ormai via web come gli alunni della nostra, delle nostre scuole. Grazie alla dirigente scolastica, al corpo docente e ai ragazzi che hanno voluto partecipare nonostante l'impossibilità di essere tanti. Questo è uno spazio dedicato appunto ai bambini, non è un parco giochi, è un parco diciamo urbano, come, da intendersi proprio come uno spazio di comunità dove ognuno, i bambini ma anche gli adulti, tutti quanti possono godere non soltanto della natura, della bellezza, del verde, ma anche della possibilità di svolgere varie attività, anche quella sportiva, ma anche l'attività culturale, e questo è importante. Quindi abbiamo voluto creare uno spazio polifunzionale proprio in tal senso. Dovete averne cura, noi cercheremo di averne prima di tutto perché da noi deve venire l'esempio, però è anche importante che i ragazzi, i bambini, le nuove generazioni ne abbiano ancora di più. Un'area green, un'area completamente ecosostenibile che abbiamo voluto proprio realizzare per restituire alla comunità uno spazio che era in completo disuso. L'amministrazione comunale di Bovalino, in particolare il suo sindaco, l'avvocato Vincenzo Maesano, e il garante per l'infanzia, la dottoressa Racco, per avere aderito immediatamente a quello che era un progetto, un'iniziativa lanciata dall'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza della città metropolitana. Circa un anno fa, in occasione del trentennale della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, abbiamo voluto lanciare questa iniziativa a tutti i territori della città metropolitana, a tutti i 97 comuni, per invitarli a sensibilizzarsi ad un'attenzione maggiore nei riguardi del mondo dell'infanzia. E così abbiamo pensato ad un progetto, la Via dei diritti dei bambini. Invitavamo quindi tutte le amministrazioni comunali a rinvenire nei loro habitat una località da intitolare proprio ai diritti dell'infanzia, proprio per ricordare ai cittadini che bambini ci sono e che bambini hanno dei loro diritti connaturati proprio a quelle che sono le loro caratteristiche. Il comune di Bovalino ha subito accolto questa iniziativa e oggi ci troviamo davanti a questo bellissimo progetto, a questo parco polifunzionale che non arricchisce soltanto la comunità di Bovalino, ma che arricchisce anche tutta l'intera città metropolitana di Reggio Calabria. Una città quindi che diventa più a misura di bambino. Grazie. Grazie all'amministrazione comunale di Bovalino viviamo un momento carico di significato per tutti, ma ancora di più per i bambini e per gli adolescenti, perché intitolare un'opera così bella, così importante, così preziosa proprio ai loro diritti significa accendere un faro su quelli che sono i loro bisogni, significa prendersene cura, significa pensarli. Io oggi ho voluto in qualche modo coinvolgere i ragazzi, i bambini, gli adolescenti di Bovalino, chiedendo loro aiuto affinché inviassero dei messaggi, dei loro pensieri, per poter poi nelle prossime settimane, appena sarà possibile, scriverli su questo muro bianco che è il muro di ingresso del parco, in maniera che così
tutte le persone che frequenteranno il parco potranno soffermarsi a riflettere su quello che sono proprio i bisogni dei bambini, perché i diritti dei bambini altro non sono che bisogni fondamentali a cui nessun minore dovrebbe rinunciare. In questo modo ho voluto dar voce ai loro bisogni, ai loro pensieri, alle loro riflessioni e cercare appunto di coinvolgerli in un momento così particolare in cui proprio i loro diritti sono stati messi da parte, sono stati lasciati per ultimi. E vorrei leggere tutti questi messaggi e li ringrazio perché sono stati tantissimi, tantissimi disegni, tantissimi pensieri, e ne leggerò soltanto qualcuno perché sono veramente davvero tanti, ma giusto per farvi capire come stanno e di cosa hanno bisogno. Ecco cosa ci dicono. Basta, vogliamo tornare alla normalità, come eravamo un anno fa. Vogliamo sentire al telegiornale una notizia per noi speciale, quella che il virus è stato sconfitto, perché vivere è un nostro diritto. E poi un vero e proprio appello. Amami, curami, insegnami, rispettami, fammi giocare, sarò un bambino felice. Noi bambini siamo come delle formiche e i diritti sono le foglie che ci difendono dalla pioggia. E ancora, virus infernale, ridammi il diritto del Natale. Fate in modo che tutti i bambini abbiano un sorriso. Ecco, questi sono soltanto alcuni dei messaggi bellissimi e meravigliosi che hanno mandato tutti i nostri bambini, e è quello l'impegno che dovremmo prendere tutti noi, ognuno per le proprie competenze, perché è nostra responsabilità far sorridere i bambini, far sì che nessun bambino rimanga indietro, che nessun bambino rimanga escluso, perché, e concludo, ogni bambino viene al mondo riponendo in noi adulti la fiducia più totale. I bambini mettono il loro cuore nelle nostre mani, mettono il loro futuro, le loro speranze, e noi non possiamo deluderli. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Infoggi.it. Siamo con il sindaco di Bovalino, l'avvocato Vincenzo Maesano, che ha inaugurato pochi minuti fa il nuovo parco dedicato ai diritti dei bambini. Ecco, gli faremo qualche domanda per avere un pochino le idee più chiare su quello che rappresenta quest'opera per Bovalino. Sindaco, un angolo verde del paese finalmente restituito ai cittadini. Che sensazione ha provato nell'inaugurarlo? Le emozioni sono tante, così come anche le sensazioni. Ed è certamente un momento anche particolare, perché viviamo un momento difficile come quello dell'emergenza da Covid-19. Ma nonostante questo ci troviamo a restituire alla comunità appunto un altro spazio precedentemente abbandonato e degradato, e quindi i sentimenti soprattutto di felicità e anche di commozione, perché no, visto anche perché si tratta di un parco dedicato ai diritti dei bambini, sono tante e si mescolano e certamente ci riempiono anche sempre di responsabilità. Questa parola non deve mai mancare in chi amministra. Bisogna avere una grande responsabilità per ciò che è stato fatto e per ciò che si dovrà fare, perché mai sentirsi arrivati, mai sentirsi tipo che ormai si è concluso quello che è il proprio compito, e quindi appunto i sentimenti sono diversi, ma certamente la gioia più grande è quello di aver creato un parco urbano destinato alla comunità. Sindaco, la realizzazione di quest'opera è stato senz'altro un intervento anche abbastanza lungo, vista la necessità legata all'emergenza sanitaria da Covid-19, però era importante arrivare alla meta, quindi raggiungere l'obiettivo. È soddisfatto di quanto è stato ottenuto? Sì, è un'opera molto, molto bella, è un'opera soprattutto ecosostenibile e che, riqualificando un'area, cerca di salvare una situazione di degrado che era presente in maniera davvero indecorosa per un centro abitato da diversi anni.
Quindi certo che bisogna essere soddisfatti, così come si è coscienti che bisogna fare ancora altro. Questo era un primo finanziamento che abbiamo ottenuto e che abbiamo voluto dedicare fortemente a quest'area di cui si parlava da tanti anni. Abbiamo voluto impiegare il finanziamento e certamente siamo già al lavoro, perché serve qualche altra cosa, serve per migliorarla. Qualche attrezzatura, qualcosina per renderla ancora più bella e più di attrazione per la comunità, e questo lo faremo, siamo già impegnati in tal senso. Sindaco, dopo l'inaugurazione di questa meravigliosa opera, per i cittadini è lecito aspettarsi anche la bonifica, la rivalutazione anche di altre aree, di altri angoli del paese. Cosa ci può dire in proposito, anche perché abbiamo visto che già sul lungomare qualcosa è stato fatto, lato sud, e quindi ci dica qualcosa in merito. Allora, la programmazione è alla base di una buona politica, e quindi abbiamo già programmato. Il paese è un cantiere aperto, ci sono quasi 10 cantieri aperti che si occupano proprio della riqualificazione e della ristrutturazione di molte aree, di molte anche zone o beni del patrimonio comunale. Sì, sul lungomare è l'ultima opera che abbiamo anche concluso insieme a questa. Anche lì si è utilizzato un finanziamento simile a questo per la messa in sicurezza e per la sostenibilità anche di una parte del lungomare, tenendo conto anche del fatto che l'altra parte è stata, come sappiamo, portata via in parte o rovinata dalla furia del mare. Quindi diverse sono le opere che abbiamo messo in cantiere. Una cosa importante è che c'è in programma, lo voglio dire, non soltanto chi magari segue le dinamiche amministrative lo sa già, legge l'albo, ma ci sono, ad esempio, l'amministrazione ha approvato alcuni progetti di riqualificazione di spazi e di aree, cercando di bonificare una situazione amministrativa e comunque urbanistica del nostro paese che non andava bene. Mi riferisco, abbiamo presentato un progetto per la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione del lungomare, appunto abbattuto dagli eventi alluvionali del febbraio 2019. Abbiamo presentato una proposta di finanziamento per la riqualificazione della piazza Ruffo, abbiamo presentato anche un progetto per la riqualificazione e finalmente la sistemazione dell'isola ecologica, che potrebbe essere fondamentale vista la situazione dei rifiuti di tutta la Calabria e visto quello che il lato numero 5 sta passando. L'isola ecologica sarebbe una grande valvola di sfogo di cui questo comune in questi mesi non ha potuto usufruire, ecco perché spesso e volentieri il servizio ha risentito molto di alcune delle limitazioni di conferimento, soprattutto dell'organico e dell'indifferenziato. In ultimo, abbiamo effettuato la domanda per il finanziamento del campo sportivo. Avere uno stadio è fondamentale anche per una comunità di Povolino. Quindi questa è l'idea di paese che abbiamo. Agave, l'amministrazione Agave aveva in programma questo tipo di paese e questo sta portando a compimento in 3 anni e mezzo del suo mandato. Ovviamente non basterà un intero mandato e ci sarà necessità di vedere i frutti anche in un successivo mandato, un ulteriore 5 anni, ma certamente quello che è sotto gli occhi di tutti è che la programmazione e quello che è stato detto in fin dei conti sta trovando realizzazione. Al di là delle parole, i fatti contano. Ecco, siamo alla conclusione di questa breve intervista col sindaco Vincenzo Maesano. L'ultima domanda che gli vogliamo fare, anche perché ci ha dato proprio in questi momenti una bella notizia, che è quella della partecipazione del comune al bando che interessa il campo sportivo. A queste si affiancano anche le notizie che abbiamo avuto ieri, sia quella dell'acquisto da parte dell'ente di circa 600 volumi che
incrementano la biblioteca Mario La Cava, sia per il finanziamento di 1,5 milioni di euro che vedrà interessato il borgo di Bovalino Superiore. Ecco, per quanto riguarda queste ultime due capitoli, questi due ambiti, ci può dire qualcosa di più specifico? Anche la cultura è un obiettivo di questa amministrazione, ne abbiamo fatta tanta, abbiamo cercato di promuoverne altrettanta e non poteva mancare nella nostra programmazione, nella nostra progettazione politica un finanziamento per la riqualificazione del borgo di Bovalino Superiore. La graduatoria provvisoria che ci vede in ottima posizione e che certamente ampiamente dentro quelli che sono i margini dei finanziamenti ammessi e finanziabili della Regione Calabria è quello della realizzazione di un borgo davvero a misura di cittadino e che possa essere di attrazione turistica. Infatti 1,5 milioni ottenuto per la riqualificazione di Bovalino Superiore è solo in parte dedicato ad opere strutturali, ma il resto, la stragrande maggioranza, è finalizzato a creare degli itinerari turistici, culturali, ricreativi molto importanti, che siano anche occasione di sviluppo, ma anche occasione di lavoro e di occupazione, ed è quello che abbiamo voluto effettuare. Accanto a questo c'è, seppur ridotto come consistenza, 10.000 euro ottenuti dal Ministero dei Beni Culturali e per il Turismo alcuni mesi fa per le biblioteche comunali. Abbiamo partecipato e così abbiamo acquistato 600 volumi. Sindaco Maesano, proprio sul filo di lana un'ultimissima domanda. Ecco, in questi giorni, proprio in questi ultimi due giorni, abbiamo notato soprattutto sui social che si era innescata una piccola polemica legata agli accessi al parco che in pratica non prevedevano, non erano previsti per quanto riguarda le persone disabili. Stamattina abbiamo constatato in realtà che così non è. Io non sono dedito alle polemiche, a volte sono anche rimproverato perché non rispondo mai alle provocazioni, e questa era una provocazione. Non era la provocazione insita nella richiesta dell'accessibilità al parco in sé, perché è giusto che un parco e una zona sia inclusiva, come lo è questo. E la polemica sta nell'aver fatto le foto prima della conclusione dei lavori e non avere fatto la completezza dell'accessibilità, perché il parco è accessibile sia dal lato mare che dal lato monte, è anche accessibile dalla zona dove c'è la strada non è completata. E quindi penso che questo la dice lunga su tutto quello che si poteva fare ed era necessario fare per rendere inclusivo questo parco. Io credo che bisognerebbe regalare alle persone diversamente abili un sorriso, perché il sorriso vuole dire tanto. Il sorriso significa accoglienza, il sorriso significa anche inclusione. Il sorriso significa anche vivere la vita rispettando tutti, anche chi magari politicamente ha un colore diverso o anche chi la pensa semplicemente in maniera diversa. A me è dispiaciuto che ad esempio dopo questa indicazione, ad esempio il dottore Crea non sia venuto oggi qui. Si sarebbe potuto rendere conto benissimo dal vicino che i diritti dei disabili sono garantiti anche in questa opera pubblica da questa amministrazione. C'è molto da fare su questo, però il Paese era in una condizione di piena di barriere architettoniche non dal 2017, da quando si è insediata questa amministrazione, ma da molti anni. E noi ci stiamo cercando di adoperare affinché questo stato di cose venga cambiato. E contiamo sull'aiuto di tutti, ma sull'aiuto, non sulla polemica. Benissimo, ringraziamo allora il sindaco Maesano per la sua consueta disponibilità e diamo l'appuntamento ad una prossima volta ai nostri lettori. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie.